Salve a tutti! Oggi vedremo le differenze di due delle quattro specie di gechi presenti in Italia, ovvero il geco verrucoso, Hemidactylus turcicus, e il geco comune, Tarentola mauritanica. Iniziamo col dire che sono entrambi notturni, ma mentre il geco comune in certe occasioni si può anche incontrare di giorno, o perché esce dalla sua tana, oppure spostando degli oggetti potremmo trovarlo mentre si sta riposando, io non ho mai incontrato un geco verrucoso di giorno. Non è impossibile, però è molto difficile. Ma a parte questo ci sono anche altre differenze. Una per esempio sta nelle dimensioni. Il geco comune può arrivare anche ai 14 cm, infatti è il geco più grande di tutta Italia. Mentre il geco verrucoso è un po' più piccolo, può arrivare a un massimo di 10. Anche la colorazione è molto diversa tra i due. Infatti questo, che è un geco verrucoso, ha una colorazione grigia che va quasi verso il rosa, cosparso poi di tante macchie marroni come se fosse leopardato. Il geco comune invece ha dei colori più spenti, infatti può essere magari un marrone scuro, oppure quasi beige o grigio, con delle piccole macchie, sempre sfumature diverse. Può anche cambiare colore in pochi minuti, può passare dall'essere più scuro all'essere più chiaro o viceversa. Un'altra differenza è nelle zampe. Infatti, come vedete, le lamelle del geco verrucoso sono divise una da un lato e una dall'altro, mentre il geco comune ha delle lamelle lineari, tutte dritte orizzontali. In più, il geco verrucoso ha anche un'unghia che però è più lunga di quella del geco comune. Ma dove possiamo trovare questi due gechi? Al geco verrucoso piace visitare muretti bassi, ma specialmente puliti e ordinati, senza troppa polvere o troppa sporcizia. Invece il geco comune preferisce vivere in posti più disordinati, dove ci sono tanti oggetti accumulati uno sull'altro dove lui può nascondersi. E di notte, quando va a caccia, preferisce sempre andare in alto, quindi o si arrampica sui palazzi, o sale sul soffitto di una casa all'esterno, ma sempre in alto. Il geco verrucoso invece preferisce di solito restare su muretti più bassi, non va quasi mai troppo in alto. Queste erano le differenze tra il geco verrucoso e il geco comune. Fatemi sapere nei commenti quale vi piace di più e noi ci vediamo in un prossimo video.